Siamo con Antonio Lai, uno dei protagonisti della vittoria del Ghilarza contro la Basanta. Antonio, tu sei entrato nel secondo tempo, hai fatto gol, insomma un bel messaggio per il mister che ti ha lasciato in panchina. Speriamo di fare sempre così, di entrare o magari di iniziare dal primo minuto, di far sempre gol e far bene soprattutto per la squadra. Certo, tra l'altro tu sei stato uno dei giocatori più votati nel famoso sondaggio sul giornale poco tempo fa. Come mai questa scelta di passare dalla Baronia insomma al Guilce? A Seniscola mi hanno riconfermato, poi mi hanno cercato qua a Ghilarza e ho voluto provare l'esperienza della promozione, anche se è difficile scendere in campo dal primo minuto perché ci sono i fuori quota, quindi lo spazio è ridotto. Sì, sì. Però l'affiatamento con Ferraro davanti insomma funziona di già, no? È facile giocare con uno come lui, è giocatore di categoria superiore ed è facile. Diciamo. Certo, che campionato sarà secondo te questo campionato di promozione? Tu che vieni dalla prima categoria, appunto, secondo te quali sono le squadre più temibili? Ancora presto? Sì, non so che squadre forti ci sono, ma sicuramente l'avversario che incontriamo domenica, il Funni, sarà una bella squadra, perché avendo Giovanni Cadava davanti, anche lui è un giocatore di categoria superiore. Assolutamente. Quindi, ecco, secondo te dove potete arrivare come posizione classifica? Noi speriamo in una salvezza tranquilla, poi quello che viene in più ce lo prendiamo. Certo. Speriamo certo. Bene. Tu diciamo vieni dal Goceano, una zona che purtroppo non hanno rappresentanti ad altri livelli, però esprime talenti molto interessanti che si stanno mettendo in luce. Puntano. Cioè, come mai secondo te non siete riusciti ad avere una squadra almeno in prima o seconda categoria? In paese, non lo so. Tu sei di Benetutti, sì, diciamolo. Sì, Benetutti. Diciamo che il nostro paese è piccolo, quindi non ci sono tanti giocatori. Ci sono buoni giocatori, però non essendoci molti soldi nel calcio non si riesce a stare a certi livelli, sì. Certo. E il tuo obiettivo stagionale? Beh, spero di arrivare almeno in doppia cifra. Certo, certo. Speriamo bene, confermare. Siamo calci tranquilli. Certo, certo. Benissimo Antonio, ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo per il campionato, insomma speriamo che confermi qui a Ghilarza quello che hai fatto di buono a Seniscola e non solo. Speriamo, grazie. Grazie. Siamo con Pietro Genesi, un altro dei protagonisti del derby contro la Basanta. Allora Pietro, qualificazione conquistata al ritorno, avete giocato due partite in trasferta e siete riusciti a non prendere neanche un gol. Quest'anno siamo molto messi bene in difesa, stiamo curando tantissimo la parte difensiva. Il mister ha adottato il 4-4-2 che copre molto bene gli spazi. Sapevamo che l'importante all'andata era non prendere gol, farne un ritorno, siamo riusciti a farne due, abbiamo passato il turno, io credo in maniera molto meritata. Ecco, tu sei uno dei senatori del Ghilarza, come si sono integrati i nuovi giovani, i nuovi arrivati nella squadra? Quest'anno la dirigenza ha deciso di ripartire da zero, siamo tutti ragazzi molto giovani, i nuovi sono integrati molto bene. Alessandro ha giocato titolare già due partite, Antonio è già entrato. Alessandro Purco, stiamo dicendo. Antonio è già entrato e ha messo in sicurezza il risultato, quindi anche Marco in difesa sta dando livello di sicurezza, siamo tutti molto contenti, anche i giovani stanno integrando bene, il cammino sembra positivo. Ecco, che differenze noti rispetto alla gestione Onida nella preparazione degli allenamenti? No, confronti non mi piace farne, sinceramente mi sono trovato bene sia con uno che con l'altro. A Paolo c'è solo da ringraziarlo, a Maurizio lo ritrovo dopo molti anni, forse più inquadrato, più cresciuto sotto l'aspetto dell'allenatore, e speriamo vada bene come è andata comunque con Paolo. Ecco, che cosa ti aspetti da questo campionato di promozioni? I quattro fuori quota faranno la differenza, visto che poi avere i giovani buoni significa riuscire a non doverli mettere in ruoli esterni o comunque in posizioni dove non fanno danno. Che noi siamo molto coperti perché siamo riusciti comunque a inquadrarli sulle fasce, che comunque in una squadra sono le zone più meno pericolose del campo, diciamo. Siamo ben coperti, abbiamo un buon gruppo di giovani. Il mister li sta seguendo in maniera molto attenta e penso che facciano parte del 50-60% della squadra, perché ormai quattro sono tanti. Certo, quindi certo. È fortunato chi ce l'ha, bravi e furti. Ecco, domanda molto importante, qual è il premio partita previsto dalla società per la vittoria nel derby? Purtroppo nessuno, quest'anno abbiamo tirato tutti i costi, dovremmo accontentarci. E qualche lattina di birra. Speriamo ci diamo la birra e andiamo a mangiare, per il resto. Certo, certo. Tutti contenti. Ecco, secondo te dove potete arrivare in campionato? L'anno scorso si era parlato anche di playoff a un certo punto. Ma secondo me l'anno scorso siamo partiti col piede sbagliato, perché abbiamo fatto tanti proclami e poi invece non abbiamo portato a termine quello che magari era l'obiettivo iniziale. Quest'anno partiamo molto umili, cercando una salvezza tranquilla, magari non all'ultima giornata, certo. Però
cerchiamo di formare un gruppo nuovo per puntare a qualcosa in più gli anni prossimi. Quest'anno una salvezza penso che sia ben accetta dalla società. Ecco, domanda, un'altra domanda importante: quando avrete, riavrete il Walterfrau, il vostro campo? Noi speriamo che a dicembre possiamo entrare nel nostro campo, perché comunque sì, qua è bello, il campo è molto è nuovo, però comunque giocare in casa anche per il pubblico di Ghilarza è una cosa molto diversa. Speriamo di entrarci a dicembre, al massimo con l'anno nuovo. Certo, certo. Benissimo Pietro, ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova annata con i colori giallorossi del Ghilarza, sperando ovviamente che oltre alle vittorie in, derby, in Coppa, nel derby con la Basanta, ci siano poi le soddisfazioni in campionato, non avrete subito impegni difficili. Speriamo, la partenza è difficile col Fondi, speriamo di portare a casa i 3 punti e di iniziare col piede giusto. Certo, grazie ancora.